Bentornati amici su Pokémon Scarlatto, episodio 8. Ci troviamo al bivio, dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, infatti. Abbiamo a sinistra il sentiero per la Sierra Napada e a destra la strada per Mesturia. Come vi dicevo, nello scorso episodio avevo delle ottime intenzioni per andare a battere la base della divisione veleno, ma ho cambiato idea perché abbiamo comunque come priorità il cammino delle palestre, come stabilito dall'inizio, quindi ci terrei innanzitutto a fare un po' di ordine e poi magari procedere con i capi del Team Star. Per cui, strada per Mesturia. Off camera ho catturato una marea di Pokémon, voi non avete idea. Questo percorso offre veramente una quantità di Pokémon incredibili. Ma proprio davvero, dico davvero, Pokémon fortissimi peraltro. E addirittura sono indeciso se tenerne alcuni in squadra. Magari fare uno o due switch, vi farò sapere. Magari aggiornerò direttamente off e troverete tutto al prossimo episodio. O comunque vi chiederò consiglio, vedremo un po'. Iperpozione revitalizzante, intanto ci troviamo dentro questa grotta. I livelli in squadra sono aumentati leggermente, quindi oggi nuova palestra e oltretutto dovrebbe anche evolversi Quaxwell, dato che stiamo a livello 34. Non vedo l'ora. Per Mesturia da questa parte ci sono un sacco di Dino. Ok, ho anche catturato Exio. Off camera. Molto utile. Non si dovesse mai sapere, tipi di drago, non si sa mai. Ok, ok. Adesso qui ci sarà un'altra distesa di... Ecco qua. I posti freddi. Vieni qua, amico mio. Ho lo starter che deve necessariamente evolversi. It's time. Fidele Corriere. Con la categoria del Corriere è una nuova? A quanto pare. Con Corviknight. Che bello Corviknight. In questi casi si switch, amici. Si va di Kilowattrel. Sembra quasi un controsenso. Una lotta contro un altro tipo volante, ma comunque godo alla grande io perché sono un tipo elettro. È davvero pazzesca questa cosa. Ma non riesco con la telecamera ad inquadrare entrambi, però. Ok, adesso sì, leggermente. Comunque il danno Corviknight lo fa, Dai, Energy Sphere ancora. Buono. Niente paralisi, oh, manco a morire proprio. Spennata. Ecco, ho parlato troppo. Puoi vedere? Critta? Madonna, raga. Incredibile. Viso truce. Ok, vado di Trespolo così recupero un po' di HP. E Scintilla per chiudere. Bene, molto bene. Guarda che ali mastodontiche che ha il mio Kilowattrel. Osserva. Che sale peraltro a livello 33. Buono. Dunque. Ecco, vedi, il cagnetto qui lo abbiamo beccato. Ah, vedi, allora è l'evoluzione di Maskiff. Io nello scorso episodio pensavo fosse quella di Grivard. Invece no. Beh, caruccio. Mandiamo gli scagnozzi. No, mi salgono addosso tutti, mi sa. Ecco qua. Allora, proprio perché mi incuriosiva, ci tengo quasi a catturarlo questo Pokémon qua. Quindi andrà così. Mi sta simpatico. Mabostiff. Anche se non è dei migliori. Ennesimo cane nei giochi Pokémon. È pieno. Sta proprio pieno. Allora, quindi Velen Puntura. Dai, indeboliamolo un po'. Causiamogli un po' di danni, magari un po' di veleno? Che ne pensi? No, niente, vero? Vabbè, fallisce, io continuo di Velen Puntura, dai. Let's go. Eccolo lì, il veleno che agisce nel corpo di Mabostiff. Boato. Fallisce. È tempo di tirare una bella Mega Ball. Ma io c'ho una Ultra Ball invece, ok. Meglio la Ultra Ball. Vai! Ok, secondo me qui salteranno fuori davvero tanti, tanti nuovi Pokémon. Io sono pronto a catture di ogni tipo, ragazzi. Davvero. Livello 36 per Clodsire, madonna.
Clodsire impara Megacorno. Let's go! Ok, allora, che succede adesso? A parte che Mabostiff si registra nel Pokédex. Tanto chiudiamo tutto, perché c'è un po' di strada da fare, mettiamola così. Pensavo fosse lontanissimo, ma in realtà siamo usciti da quella grotta e la città si trova già qua. Ok. Vabbè, però comunque è abbastanza ampio. E, probabilmente esploreremo di brutto questa zona. Non vedo l'ora di vedere cosa si nasconde. Non mi ha raccolto lo strumento. Ok, intanto mi fermo in questo centro Pokémon perché... Oh, non arrivare sul tetto, grazie, per favore. A posto. Dicevo, ho sfidato un po' di selvatici, per cui ho la squadra un po' per terra. Dai. Manca veramente uno sputo all'evoluzione di Quaxwell, non vedo l'ora. Ok, la squadra in forma. Si va dritti dritti in palestra, allora. Eccoci qua arrivati. Con questo sottofondo country. Bellina questa città, dai. E addirittura una sottospecie di anfiteatro abbiamo qui. E ma la palestra, a proposito? Ah, eccola. Non me ne ero manco accorto, eccola qua. Ecco qua la palestra. Chissà qual è la prova. La prova di questo capo palestra qua. Andiamolo a scoprire. Oh, c'è gente che ci accoglie qui dentro. Oh, chi si vede? George. Ho sentito dire che stai facendo il giro delle palestre. Sì, sono ancora io. Ah, un tizio che parla romano? Ah, aspetta un po'. Ma che sei Terpis, quello di cui stanno a parlare tutti? Oh, Dio mio. Devi essere una cifra forte, allora. No, ma non ci posso credere, ragazzi. Spacchi de brutto e lo sai bene. No, ma hanno veramente tradotto? Hanno veramente tradotto tutto questo e lo hanno tramutato in dialetto romano? Lei si chiama Capsi. Piacere, Ni. Io so Capsi. Con sta bellezza che mi ritrovo, metto la gente in soggezione. Però tranquillo, mica mozzico. No, ragazzi, non è possibile, vi prego. È fatta così, le piace scherzare, ma è anche lei una Super 4 come... E ha una Super 4, quindi! Ma chi scherzava? Lasciamo perdere, va. Comunque, a prima vista mi pare un pischello abbastanza interessante. Per forza, è uno dei migliori studenti della nostra accademia. E che non lo so. Occhio che il giro delle palestre comincia a farse tosto dopo la prima metà. In effetti la maggior parte degli allenatori inizia a ritirarsi quando arriva a metà. Mi raccomando però. No, non ce la posso fare, ragazzi. Te non te fermà. Guarda che t'aspetto all'esame dei campioni. Quindi vedi che poi fa. Vedi che poi fa e supera le palestre e te restano di superare. Madonna, è incredibile però, veramente. Il traduttore probabilmente ci ha provato gusto a fare questa cosa qua. Si sono divertiti, il team italiano si è proprio divertito a fare queste cose. Benvenuto alla palestra di Mesturia. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro. Eccomi qua, sono pronto. I'm ready. Ubaldo, capo palestra. Dobbiamo superare quindi la prova. Ordinare un menù segreto. Per essere promosso dovrai ordinare il menù segreto di un famoso ristorante della città, l'oro in bocca. Ci sono altri 3 sfidanti in giro per la città, oltre a te. Ciascun partecipante conosce un indizio diverso del menù segreto. Ok. Basandosi sugli indizi ottenuti, bisognerà poi andare all'oro in bocca e ordinare i piatti del menù segreto. Quindi dobbiamo quasi obbligatoriamente battere questi allenatori per ricevere degli spunti. Vabbè, e cerchiamo di capire meglio. Vediamo un po' com'è strutturata la faccenda, perché non ho ben capito. Ok, eccoci qua. Devo ordinare il menù segreto. Anche tu? Sorella, dimmi tutto. No, mi sa che comunque le dobbiamo battere, eh? Sì. Claudia, studentessa. Lei è la prima, allora. Con Ursaring.
Nice. Allora, Cloud Syrah comunque ormai è diventato il mio main. Decisivo, davvero decisivo. E Velen Puntura, Ursa Ring è al 34, quindi secondo me il range di questa palestra è, si aggira tra il 35 e il 40, quindi sì, non dovrebbe venirci particolarmente complicato, eh. Alla fine è gestibile la situazione. Tanto adesso Quaxwell si evolve. Abbiamo tutto il supporto del mondo dagli altri, proprio da tutti quanti gli altri. Anche se manca ancora un componente in team. Però secondo me era top anche abbastanza bene Grivard. Magari ci penso su. Allora, Ursaring è anche avvelenato. Lo abbiamo già quasi fatto fuori. E andiamo di Velen Puntura, tanto è l'ultimo. Simpatia, ok. Tanto muore d'avvelenamento in ogni caso. Molto bene. Molto molto bene. Ecco l'indizio che mi hanno dato: tenebre circondate da scale. Cosa vorrà dire? Vabbè, facciamoci un giro per la città. Ci saranno gli altri due allenatori, credo, no? Tanto sbucherà fuori. Per di qua, per loro in bocca. Ok, questo è il ristorante. Chissà dove stanno gli altri, però. Mi servono degli indizi. Gente, ok, non c'è nessuno che deve fare l'esame della palestra? Ma ci sono io, fratello. Vieni qua. Gino studente. Ma che serietà. Lo sprite di questo tizio. Darspans. No, però vorrei effettivamente assistere alla lotta. Ecco, grazie. Molto bene. Velen Puntura. Tra l'altro un Darspans l'ho catturato poco fa e vorrei farlo evolvere. Vorrei farlo evolvere. Magari ci farò un video specifico sulle evoluzioni particolari. Ok, è stato molto semplice anche in questo caso. Dai, hanno tutti quanti un Pokémon come al solito. Ottimo, andiamo a cercare l'ultimo. Aspetta, però non ho dimenticato l'indizio. Il verso del Pokémon alato azzurro. Ok. Vendono i churros. Dolci tipici spagnoli, chiaramente. Che buoni. Ma i churros sono una cosa veramente buonissima. E non trovo il terzo, dove sta? È ora di sfidare la palestra di Mesturia. Credo sia questa bambina, allora. Ok, non me lo aspettavo. Non pensavo fosse qui davanti. Bene, quindi è lei che ci darà l'ultimo indizio. Con Gumshoes. Va bene, dai. Ok, andiamo di calcio basso con Quaxwell, perché credo sia arrivato il momento di evolversi. Tra l'altro sta a livello 36, ma è salito al 36 mentre... Non ci posso credere, guarda. Ah, ok, c'è un Grident dopo. Ok, rimango. È salito al 36, dicevo, mentre lottava con dei selvatici, non in lotta fissa, effettivamente. E skippa l'evoluzione. È incredibile questa cosa. Non capisco il perché skippi l'evoluzione. Finalmente, amici, livello 37 per Quaxwell e con un livello di ritardo si sta evolvendo. Oh... Finalmente il terzo stadio evolutivo, dai! Siamo arrivati! Eccolo! Quaxwell si è evoluto in Quaqual. Molto strano questo nome. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guarda un po'. Pokémon ballerino. Acqualotta. Ok, registrato. Vorrebbe imparare Idroballetto, che a quanto pare... la mossa peculiare del Pokémon stesso. Quindi sono contento finalmente di fargli apprendere una mossa decente. Oh, possiamo dire così. Toglierei pistola acqua, perché vi giuro non ne posso più. Vai, perfetto. Intanto anche Grivard si sta evolvendo. Non ci posso credere. È stato tutto così veloce che wow. Scopro anche l'evoluzione di Grivard. Yo! Ma cos'è questo cagnolone? Non ci credo, ha una lapide in testa. Houndstone. Bello. C'ha la permanente.
Ok, bellino, dai. Vorrebbe imparare omaggio ai KO? Ma che roba è? Il Pokémon attacca per placare il risentimento dei suoi compagni di squadra. Più sono quelli andati KO, più la potenza della mossa aumenta. Ma è il godo questa mossa qua. Bellina. Ma assolutamente sì. Ok. Quindi due nuove evoluzioni. Il mio indizio è un intruso in gelateria. Abbiamo accumulato tutti e tre gli indizi. Entriamo qui dentro. Con chi devo parlare? Devo parlare con lui? Benvenuto, per ordinare qualcosa rivolgiti pure alla cassa. Sei qui per l'esame della palestra, giusto? Hai raccolto gli indizi per il menu segreto dell'oro in bocca? Ok, esame della palestra completato. Però dobbiamo prima dire gli ingredienti da ordinare, in teoria. Ok, allora, secondo ciò che è stato detto, polpette di riso grigliate per due persone. Il tipo di cottura, fuoco lento, medio, vivo, con... Ok, fuoco bomba. Gradisci qualcosa come condimento? Limone. Polpette di riso grigliate per due a fuoco bomba con limone. Ordine ricevuto. Ma com'è contenta la chef? Ok. Terremoto incredibile. Bellino comunque il locale, eh? Molto tradizionale. E cosa succede? Si trasforma in terreno da lotta. Ma dove sono finiti tutti quanti i clienti? Secondo me c'è un trick incredibile in questo ristorante. Un po' come le librerie che si girano al contrario. Probabilmente adesso i clienti stanno nel sottosuolo ruotati al contrario. Esame della palestra comunque completato, ce l'abbiamo fatta. E dobbiamo in teoria parlare con lui nuovamente per far partire la sfida contro Ubaldo, giusto? Ok. Contro l'impiegato straordinario. Grande gioco di parole. Ah, guarda dov'è, è seduto là. Ubaldo, con la sua valigetta. Madonna, lui è proprio stanco dalla vita. Non ce la fa più, guardalo. È distrutto. Un uomo distrutto. Un uomo completamente distrutto. Belle sopracciglia comunque, devo dire. Se posso permettermi. Beh, allora... si accinge a... ad andare dall'altro lato del campo. Benissimo. Massima disponibilità, Ubaldo. Poggia la sua valigetta a terra, una sistematina alla cravatta e in campo col primo Pokémon che è Komala. Molto bene, molto bene. Noi si parte con Quaquaval, quindi non dovremmo avere problemi dato che appunto la palestra è di tipo normale. E si va immediatamente con un bel calcio basso, che ne dite? Ubaldo ha tre Pokémon, quindi... Potentissimo. Potentissimo questo calcio. Mi è proprio piaciuto. Ma tanto proprio. Prossimo Pokémon sarà Duduspans. Ecco, vabbè, l'evoluzione di Darspans. Non so pronunciarlo. Che è praticamente identica a Darspans. È entrato il veleno. Ottimo. Lo tiro giù. Incredibile. Incredibile win. Probabilmente avrà la Terra Crystal su Staraptor, dato che è l'ultimo Pokémon, e assumerà di conseguenza il tipo normale? Penso proprio di sì. Peccato che il Terra tipo di Kilowattrel sia comunque il tipo volante, però vabbè. Ma cosa sta succedendo intanto? C'è la chef che fa il tifo. Sono rientrati tutti. Ma guardali contenti. Guardali contenti che fanno il tifo. Arriva la Terra Crystal anche di Ubaldo su Staraptor. Eccolo qua. Ma Staraptor Terra tipo normale. Però si parte con Energisfera. Buono, 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 va bene. Certo, una paralisi tattica mi sarebbe anche piaciuta, sai? Facciata. Ok. Danno interessante. Danno interessante. Allora, mi stronca, eh. Mi stronca, ma me lo accollo ugualmente, dai.
Niente, una paralisi caruccia, caruccia, non entra, vero? No, va bene, dai, facciata. Ok, ok, nessun problema. Si va di Onson. Carineria? Potrebbe starci? Intanto era assalto. Carineria? Niente, evita anche l'attacco, ma è incredibile. Improponibile quasi questo Staraptor. Dai, forza! Ok. Guarda per quanto, guarda. Un altro? Dai, entra. Entra. Fammi entrare sto carineria. Oh, grazie, grazie. Ci siamo. Abbiamo vinto contro Ubaldo. La nostra quarta medaglia qui a Paldea. Incredibile. Dai, non è stato complicato. Hai proprio una competenza notevole. Sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ho ora il dovere di consegnarti la medaglia. Sgancia, sgancia. Forza. Ma lottare mi ha messo appetito. Mi faresti compagnia a tavola? Beh, è importante che Ubaldo paghi il conto. Cioè, guarda, anche lo scatto mentre... Palestra di Mesturia conquistata, il cammino dei campioni che continua. La detenzione di 4 medaglie della palestra ti consente di catturare, ok, facilmente Pokémon fino al livello 40. Inoltre... Bravo, paga il conto intanto. Otteniamo, ok, la MT25 che contiene facciata. Nice. Allora, dopo la palestra, cosa faremo? Io penso di uscire immediatamente dalla città perché non ho tutto sto gran da fare in effetti. Però c'è una cosa che voglio dirvi importantissima. E avrete modo di parlare con la cuoca che era... prima partecipe al discorso col capo palestra, che ci chiederà se vogliamo cambiare il teratipo dei nostri Pokémon. Cosa rimane da fare qui dentro? Niente, essenzialmente. Io uscirei tranquillamente dalla città, anche perché qui c'è l'area 3 ovest, e dando una controllatina alla mappa, mi viene da pensare che qui vicino, nemmeno troppo lontano, ci sia Garraffopoli, dove c'è l'altra palestra di tipo acqua, peraltro, contro Algaro. Quindi il cammino dei campioni continuerà nel prossimo episodio, anche perché c'è la base della divisione buio, quindi un altro capo del Team Star. Ma da questo lato ho pensato che sta un altro Pokémon dominante al lago Gran Caldero, nemmeno troppo distante, ammesso che passando questo fiume ci si possa arrivare, ma credo di sì perché qui noto un ponte. Poi non so quale che sarà il passaggio per arrivare in maniera dettagliata, ma magari fatemi sapere qui sotto con un commento. E no, in tutta sincerità non vedo niente da questa parte, vedo una distesa di montagne, a parte che è notte, quindi non si vede nulla, non si vede granché. Però vedo montagne, vedo due torri, una qui davanti, l'altra ancora più in là, e c'è tantissima roba da esplorare che... Ah, oddio, un'altra torre sta là. Pieno di roba. Quindi, tanta roba da esplorare, sicuramente sì, ma nel prossimo episodio. Io per oggi vi lascio, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare questi episodi e di commentare se siete arrivati fin qui. Io vi aspetto col prossimo episodio e vi saluto. Ciao a tutti!